Angelo Sanzio, il Kinuman italiano a Domenica Live, quanti interventi ha fatto e quanto ha speso. Chi è il Kinuman italiano? Angelo Sanzio profumi a Domenica Live, il numero degli interventi fatti e quanti soldi ha speso. Dopo Rodrigo Alves, è il turno di Angelo Sanzio. È lui il Kinuman italiano che Barbara D'Urso ha invitato a Domenica Live. Vero nome Angelo Giuseppe Capparella, il giovane è nato e cresciuto a Civitavecchia e ha 28 anni. È conosciuto nel mondo dello showbiz per i suoi profumi, che sono apprezzati e amati da personaggi del piccolo e grande schermo come Antonella Musetti e Maria Grazia Cucinotta. La prima è non solo una cliente ma anche un'amica di Angelo, tanto che ha aiutato il ragazzo nel suo percorso di trasformazione. Quanti interventi ha fatto Sanzio? Per il momento 5, ha rifatto naso, labbra, zigomi, mento e si è sottoposto ad un trapianto di capelli a Istanbul, in Turchia. Prossimamente il Kinuman intende tornare in sala operatoria per un intervento ai glutei. Il lungo processo di cambiamento di Angelo Sanzio. Il processo di trasformazione di Angelo è stato piuttosto lungo e va avanti ormai da 7 anni. Sanzio ha infatti iniziato a ritoccarsi all'età di 21 anni. Ha prima cominciato con interventi poco invasivi di medicina estetica per poi passare a quelli di vera e propria chirurgia plastica. A Domenica Live Angelo ha spiegato di essere stato molto fortunato, accanto ha sempre avuto una famiglia che ha compreso e assecondato i suoi desideri. Così come gli amici, e in primis la Musetti, che non l'hanno mai abbandonato. Non si può dire lo stesso per l'amore, Angelo non è interessato ad avere una fidanzata. L'amore non ha mai fatto parte della mia vita e mai ne farà parte. Non mi piacciono i rapporti USA e getta di oggi ha confidato l'esperto di profumi. Ma quanto ha speso il romano per diventare il Kinuman? Quanti soldi ha speso Angelo Sanzio, il Kinuman? Angelo non lo ha mai rivelato. Ma, grosso modo, avrà speso tra le 10.000 e le 15.000 euro. Sanzio ha così motivato la scelta del suo cambiamento, ho fatto danza per molti anni e ho deciso di armonizzare tutto ciò che mi disturbava, ma ho sempre mantenuto il mio brief naturale.